Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Siamo qui oggi per giocare un pochettino a Battlefield 4, visto che me l'avete chiesto, per cambiare un pochettino da Call of Duty Ghost. E niente, volevo più che altro che vedere perché cazzo si sfocasse la telecamera, perché mettesse, mi sfocasse la faccia, non sapevo il motivo. Comunque sia, penso che questa ripresa esca bene, non ci dovrebbero essere problemi. E inoltre volevo fare il punto su due punti, che sarebbero una su Call of Duty Ghost e una su Battlefield 4. Allora, il punto su Call of Duty Ghost è che ieri notte, ad esempio, stavo giocando in deathmatch a squadre, infetto, roba del genere. E ovviamente c'erano alcuni miei iscritti o amici che si collegavano alla mia partita e giocavano insieme a me. E ovviamente mi hanno mandato dei messaggi del tipo: oh, ma ti dà fastidio che giochiamo insieme a te? E io devo essere sincero, assolutamente no. Cioè, voi avete la libertà di poter giocare con me come se volete, potete non giocare con me. A me fa piacere se giocate, non è che non pensate che se me ne vado via dalla partita è perché ci siete voi, ma più che altro è perché io molte volte mi trovo, diciamo, non mi piace magari la squadra avversaria che si viene a creare, magari sono dei camper e non mi piacciono tantissimo, quindi sto fisso cambiando partita. Ovviamente cambiando fisso partita ho varie esperienze di gioco, magari trovo le persone che giocano come me, che attaccano molto, che avanzano molto, persone che giocano come camper, persone che presidiano una zona, una parte della mappa. Non pensate che sia per colpa vostra che io vado cambio partita, ragazzi. Ma più che altro, io ve l'ho detto, mi piace variare molto e soprattutto quando non mi trovo bene in una partita, io cambio subito. Ma non è questione perché la questione non è perché ci siete voi in partita, ma perché c'è gente che gioca a merda. Mentre su Battlefield, ragazzi, un'altra cosa. Battlefield 4, c'è un'altra cosa che devo dire, proprio perché me l'avete detto in molti, è il fatto di che io giochi esclusivamente a deathmatch a squadroni, ragazzi. Io gioco principalmente a deathmatch a squadroni proprio per il fatto che le partite sono molto veloci, molto divertenti, molto più frenetiche, perché possiamo giocare, diciamo, con più persone e diciamo che siamo tutti più vicini. Quindi sarebbe meglio giocare così, visto che comunque sia le mappe di Call of Duty, di Battlefield 4 sono veramente grandi e questo crea un pochettino di casini nel trovare gli avversari proprio per il fatto che poi non possiamo trovarli, magari non li troviamo e magari diventa noioso il gameplay. Perché? Perché non c'è azione, non è più un FPS nel senso della parola, proprio perché non ammazziamo nessuno. Quindi ragazzi, io gioco principalmente Deathmatch a squadroni per questo. Evito di fare magari conquista, annientamento, corsa o dominio o gli altri tre, proprio perché non ho una squadra vera e propria su Battlefield 4, visto che molti sono ancora restati su 360. Spero che il prima possibile voi tutti possiate avere Xbox One o PS4 per poter giocare insieme. Magari come con questo, con Conquista, creiamo una bella squadra da 4 da 8. E niente, ragazzi. Quindi io direi di partire subito. Andiamo su partita veloce, andiamo su Deathmatch a squadroni e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su Deathmatch a squadroni su Diga di Lan Kang. Ci ho messo un pochettino di tempo a trovare la partita perché, ragazzi, non so cosa sta succedendo a Battlefield, però sta creando un po' di problemi. Sta creando da un po' di tempo, diciamo, problemi del tipo che non riesco a entrare in una partita. Comunque, carichiamo, alziamo un pochettino il volume. Ok, anche 20. Dai, alza il volume, Cristo! Oh! Allora, queste mappe sono veramente piccole, sono divertenti. Diciamo che l'azione. Ok, anche il lag è grande. Diciamo che l'azione si svolge principalmente dentro i palazzi, quindi io mi metterò qui. Ah, invece no. Uno, grande. Grande, shot bitch. Andiamocene dentro, va. Prima che mi ammazzino. Ok, c'è il mio compagno che sta parlando lì. Quindi noi ragazzi passiamo di qui. Proviamo a essere più addentrati. Mica che laggate, ragazzi. Cristo. Veramente che laggate. Io non ci credo. Ah, Cristo, non muore! Ok, ci resteremo, zio. Vai via, vai via. Grande. Aspetta, sotto passi dei avversari. No. Ok. No, 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 non moriamo, non moriamo, per piacere. Vai, zio, vai tu. Ok, cosa ti hanno lanciato? Una granata? Dall'altra parte, zio, dall'altra parte, gira, gira! Dai, andiamo, andiamo! Allora, dovrebbe essere dentro questo palazzo, che questo è uno dei palazzi, diciamo, base del dove ci sono tutti gli avversari. Eccomi!
Ah, ok, almeno l'ho ucciso. Almeno l'ho ucciso. Che cazzo. Boh. Allora, se, ovviamente un anno per rientrare in partita. Grande. Oh, alleluia. Allora, ci troviamo nel palazzo da parte opposta. Quindi dobbiamo muoverci a correre. Facciamo una bella corsettina. La cosa che mi piace di più di Battlefield è che corrono all'infinito questi soldati. Cazzo. Sono. Un cazzo! Oh, perché vedo tutto sfocato? Oh, cazzo! Oh, mi sono salvato. Mi sono salvato. Mettiamoci prima come su Call of Duty. Coglione, coglione! Grandissimi ragazzi, cos'è? Oh, entra! Grande! È tutta dallo stronauta. Grande! Il cura sta facendo stra. Ma no! Ma come ha fatto? Anche questa cosa devo scoprire, ragazzi. Come cazzo si riesce a evitare che l'avversario ti uccida? Cioè, ti possa. Ah, wow, mi hai fatto cagare, eh. Come faccio ad evitare che l'avversario mi riesca a coltellare? E muori, grande. Almeno muoiono prima. In questa cazzo di armetto. Non esagerare, eh. Appollaiato. Cazzo, veramente. Peggio di Call of Duty qui. Potevo capire se era un cecchino, ma non. No, no, no. E non muore. Va bene. E muori, testa di minchia. Oh! Sì, colpo. Dai, ti ho preso in testa! Che cazzo? Mo rimani sul tetto, minimo un anno. Cazzo, un anno sul tetto. Ma ti prendo, tanto lo sai, vero? Vaffanculo, shot, bitch, stronzo. Corri, 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 corri. Andiamo via, che muoio qui. 77% di vita, dai. Andiamo dentro questo pazzo, questo cazzo di palazzo. Dovrebbero essere tutti qui sopra, ragazzi. Quindi cerchiamo di prenderli velocemente. No, 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 no! Oh! Ma perché vedo mezzo sfocato? Ma muori, grande! Stronzo! Dai! Corri, 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 corri! Saliamo, 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 saliamo! Dovrebbe essere qui sull'avversario. Come cazzo hai fatto? Mente suprema, porca puttana. Che cazzo. Dai, proviamo ancora. Però ce la stiamo giocando bene, raga. Ma muori, grande. I'm the best. Ma dai! Oh! E mi sono rotto i coglioni? Mi sono rotto i coglioni. L'ho sparato prima io, ragazzi. Dai. Che due coglioni. Andiamo qui. Ancora. Pigliati la granata, testa di merda. Ma cos'è sta cosa? Ah, vieni, vieni. Un attimo, Andrea. Ma cosa vuoi fare? Lascia il mio compagno, testa di merda. Oh! Ma. No, raga, aspettate un attimo, qua. Qui mi fa compagno. Cioè, qui mi fa sbucare. Bravissimi! Cazzo, l'avete ideata perfettamente quella parte. Ah, se il mio compagno è bello, non indicarmelo più. Non indicarmelo, tranquillo. Ah, vabbè, vabbè, raga. Vabbè. Dai, venite. Venite! Dovrebbe essere qui, ora andiamo un pochettino qui. Vediamo se c'è qualche avversario. Una bombetta. Non andare, zio, non andare.
Ovviamente, cazzo, io controllo lì. E ovviamente l'avversario arriva dall'altra parte. Va bene così, ragazzi. Se mi fai entrare, cazzo, mi fai un favore. Oh, grande! Ce l'hai fatta! Ah, ce n'è sicuramente uno sul tetto. Uno lì. Ce ne sono un paio lì. Quindi dobbiamo muoverci e togliersi la coglione. Allora, dobbiamo correre, entrare subito dentro. No, ho sbagliato. Oh, cazzo! Ma grande! Fanculo. Vabbè. Vabbè. Ma dai! Un cazzo di colpo! E porca puttana, un cazzo di colpo! Ma cosa lanci? Cosa lanci i fagioli? Dai, vabbè. Allora, siccome siamo respawnati qui... Ma dove cazzo sono, in realtà? Non so neanche dove mi trovo, ragazzi. Ah, dalla parte opposta, quindi devo... Eccolo. Dai! Ma vabbè, ragazzi, io faccio cagare oggi. Abbiamo capito, cosa sto facendo? Ah, bella, guardate la mia squadra, che performance incredibile, incredibile. Andrea, dopo, dai. Dopo gioco con te, un attimo. Allora, ok, che cosa? Wow, pigliatela! Testa di merda. Muoviti, 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 entra, dai, dai, dai. Corri, 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 andiamo. Ecco, siamo arrivati, ragazzi. Che cazzo! Ma guarda, sei un camper di merda, ma porca puttana. Adesso lo riprendiamo, ragazzi, lo prendiamo. E lo devastiamo, mi sono rotto i coglioni. Allora, ovviamente, ce n'è sempre uno sul tetto. Che cosa sono queste cose rosse? Sono le barre, il blocco. Ovviamente non servono un cazzo perché non sono veicoli in questa modalità. Ma vabbè. Allora, c'è uno stronzo lì su. No, dai, ho cliccato il coltello, ma porca puttana. Ma siete dei cazzo di camper, Cristo. Vai, uccidilo, uccidi sto coglione. Porca troia. Devastalo. Vi eliminano dalla faccia della terra. Uno. Ma dai, ma che cazzo! Un anno per caricare! Un anno! Ma non sei un soldato, cazzo! Vai a giocare con i giochi della merda! Con i pennarelli carioca, quello che cazzo è, un'iposca! Ma vaffanculo! Non sei neanche a paragone con un soldato vero! E che cazzo! Un anno per caricare un'arma! E che due coglioni! Qui ce n'è uno. No, ce n'è uno più, guarda. Ma muori, faccia di culo, va. Ma muori. Vedo un cazzo, ovviamente, non c'è nessuno. Perché io sono cieco. Ragazzi! Stavo per morire. Ce n'è uno qui, guarda. Ah, sei tu, zio, sei tu. Mi hai fatto cagare addosso. Allora, non c'è nessuno, quindi andiamo ancora più larghi. Ovviamente volevo la scivolata di Call of Duty Ghost, ma non posso averla. Cosa stai facendo? Basta! Hai rotto il cazzo! Sei un fottuto! No, cazzo! Ma perché mi sono distratto? Vabbè, mi sto divertendo. Almeno sto facendo 18-12, ragazzi. Dai, cioè, stiamo giocherellando bene, eh? Quindi, allora, proviamo a riandare e lanciamo una granatina qui, va. Non so che ci sia dentro, ma proviamo a lanciarla. Ok. Gli effetti sono troppo fighi. Mi piacciono troppo come spari la granata, la esplode, che ti vibra tutto. È una cosa stylish. Very stylish. Allora, c'è il mio compagno qui, quindi penso che siano qui sopra gli avversari. Sperando che non abbiano messo granate versione Claymore, no? Vai, vai, vieni.
No, no, ragazzi, l'avete visto anche voi! L'avete visto anche voi questa cazzata! Veramente! Sono rimasto di stucco, che cazzo! L'avete visto, ho sparato 50.000 colpi e non è morto! E che Cristo! E dai! Ma no! Non ci sto a questo punto, non ci sto! Perché è una presa per il culo! E dai! Manco... E non potete dire neanche che non l'abbia beccato, perché l'ho buccato proprio! Proprio l'ho annientato! E dai! Queste cose non vanno bene, perché poi mi girano i coglioni! Ma che cazzo sbuchi? Ma guardati! Faccia di merda! Ma è vero, facile parlare, eh! Sto ceppo di minchia, stronzo! Ma muori grande! Vaffanculo, io ragazzi non sono un dio, cazzo, non muoio anch'io. 23-14. Oh, eppure la squadra... No, aspettate un attimo, scusatemi un attimo. Perché la mia squadra è una merda. 9-13, 4-12, porca puttana. Fatevi ammazzare un altro paio di volte. No, ma tu non giochi. 185esimo livello con le aquilette. No, ma mi hai detto che ci passi 2 giorni. Cioè, 3 giorni di fila in questo cazzo di gioco. Porca puttana. Comunque, almeno ho perso, ma ho fatto un punteggione, ragazzi. Anzi, forse ho fatto il punteggione migliore anche dell'altra squadra. Quindi, non vi potete lamentare della mia prestazione questa volta. Dovete lamentarvi della prestazione della squadra. 23-15, ragazzi. Il primo dell'altra squadra ha fatto 18-1, 18-11. Quindi, io sono a posto. Guardate, 2-9, 1-4, 3-4, 4-9, 4-12, potete capire il livello della squadra. Comunque, chi chiamo B? Ok. Usciamo da questa partita perché mi stanno veramente girando i coglioni per colpa di questi squadroni che mi vengono dati. Potete capire il motivo per cui voglio giocare con i miei compagni di squadra, con i miei amici. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi bloccare un attimo la cosa, ok? Almeno così ci fermiamo qui. Perfetto, quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente lo avete apprezzato e noi ci rivediamo alla prossima, ovviamente vedremo un attimo cosa fare, se fare di nuovo Battlefield, se fare Dead Rising 3, se fare, non lo so, Forza Motorsport 5 e niente ragazzi, quindi noi ci rivediamo alla prossima e niente, bella raga!